Un cordiale saluto ai telespettatori di Teletruria. Oggi sono 4 anni dal crollo del Ponte Morandi, tante le celebrazioni. All'iniziativa a Genova presente anche il sindaco di Civitella, luogo dove viveva Stella Boccia, ricordata insieme a Carlos, una delle vittime. Ancora oggi il comune di Civitella è profondamente colpito da quanto accaduto a Genova 4 anni fa, sottolinea Tavarnesi. La tragedia ha riguardato direttamente anche la nostra comunità. L'amministrazione comunale, accogliendo l'invito e ritenendo importante partecipare personalmente alla commemorazione, rinnova ed esprime la sua piena vicinanza alla famiglia di Stella, nostra giovane concittadina, ed anche ai familiari di tutte le vittime, così come alla stessa città di Genova, ha detto il sindaco. E domani la pieve di Arezzo sarà al centro delle celebrazioni per il culto di Maria. Torna nella giornata del 15 agosto la processione per la festa di Maria. La Pieve alle 21:15 ospiterà il rosario per poi spostarsi fuori, i fedeli si sposteranno fuori per la consueta processione che arriva fino a Piazza Grande con la grande M luminosa e le fiaccole che illumineranno la notte del 15 di agosto. È un momento fortemente voluto da Don Alvaro Bardelli, molto sentito dalla città, che ha fatto registrare negli ultimi anni tantissima partecipazione. E siccome è una città, come vediamo in questa domenica, piena davvero di turisti, ma anche di tanti aretini, piena di punti di riferimento per questa giornata, c'è da pensare che il momento invece religioso sarà molto frequentato e molto sentito. Appuntamento dunque alla Pieve di Arezzo domani, lunedì 15 agosto alle 21:15. E a proposito di Ferragosto, il flusso turistico è molto intenso e ci sono purtroppo anche degli incidenti. È il caso di due turisti fiorentini caduti dalla moto e finiti in ospedale. È accaduto alle 10:30 in località Ristonchia, nel comune di Castiglion Fiorentino. L'uomo, un 32enne, ha perduto il controllo della moto finendo a terra. Con lui la compagna 30enne. Nella caduta l'uomo ha riportato ferite più serie ed è stato trasportato con il Pegaso a Siena. La donna, in codice verde, è stata medicata alla fratta. Per i soccorsi erano presenti i mezzi del 118. Domani per Ferragosto il meteo sarà incerto, però sono veramente tanti gli eventi ad Arezzo e provincia. A Ferragosto si può scegliere di stare in città con i musei aperti e visitare le chiese e i monumenti, oppure si può scegliere di andare fuori nella classica gita. Le mete principali sono il Casentino con i tanti appuntamenti con prodotti a filiera corta e delizie gastronomiche, ma anche con il fresco e le bellezze della montagna e del parco. Altra meta, se si cercano soprattutto luoghi d'arte, la Val Tiberina, a caccia magari della storia e dei colpi di pennello di Piero della Francesca. La Val di Chiana offre tantissime possibilità, non solo paesaggistiche, ma anche enogastronomiche, con la Sagra della Bistecca a Cortona e con il momento vintage di Castiglion Fiorentino. Val di Chiana senese ricca di spunti, soprattutto se ci si spinge fino alla Miata o al Cetona. Il lago Trasimeno rimane invece luogo principe per chi, magari affittando un pedalò, vuole fare il giro delle acque che rappresentano un punto di refrigerio per l'intero territorio toscano ed umbro. Gli ospiti della Casa Pia hanno festeggiato la vigilia di Ferragosto con un bel pranzo in giardino. La presidente della struttura aretina, Deborah Testi, ha specificato che si è trattato di un evento accolto molto favorevolmente dagli ospiti e con un menù goloso, un momento di gioia e serenità di mezza estate. È un tema di grande attualità quello della sterilizzazione per evitare che tanti animali, soprattutto i gattini, facciano una fine tragica. L'ultimo appello arriva da un noto veterinario che si affida ai social. Tutti i gattini hanno trovato adozione, le sorelline adottate insieme. La gioia però si fonde con l'amarezza di una situazione figlia di una mentalità arcaica e gretta. Inizia così il post del veterinario Alberto Brandi circa i tanti gattini che gli vengono portati e che spesso restano nelle gabbiette in attesa di un'adozione. E questi sono i più fortunati, molti infatti fanno una brutta fine. L'appello è quello alle sterilizzazioni. La regione toscana infatti non obbliga i privati a sterilizzare
sterilizzare i gatti e si formano colonie spesso numerose e spesso abbandonate a se stesse, oppure affidate alla buona volontà e al cuore non solo di veterinari ma anche di persone che se ne occupano. È l'ora, insomma, di fare un appello affinché diventi legge quella della sterilizzazione per evitare che tanti animali soffrano e che la situazione attualmente difficile torni alla normalità. Passiamo alla cronaca. Si sviluppa incendio in un noto ristorante del centro di Arezzo. Molte le chiamate per il denso fumo scaturito dalla combustione. I vigili del fuoco intervengono e spengono il focolaio. È accaduto nella serata di ieri. L'incendio ha interessato la canna fumaria. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili che hanno effettuato lo spegnimento e verificato le condizioni degli appartamenti soprastanti al locale ricettivo ed infine hanno effettuato la messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta. E nonostante la grande siccità di questa estate, le foreste casentinesi rimangono sempre verdi grazie ai loro alberi secolari. La siccità di questi mesi anche nel territorio sta provocando diversi danni, fra incendi, danni alle colture, ma qual è la situazione all'interno del parco? Il Parco Nazionale ha degli alberi che hanno un'età compresa tra i 70 e i 600 anni, quindi soffre di meno rispetto a zone aperte, rispetto all'agricoltura, rispetto anche agli alberi da frutto. Naturalmente una foresta è un ecosistema complesso dove gli alberi si aiutano, quelli che hanno accesso all'acqua aiutano quelli che non ce l'hanno. Quindi diciamo che la foresta ancora è in salute nonostante non piove da 2 mesi e mezzo. E anche la rinnovazione forestale, quindi i piccoli alberi, i piccoli abeti e i piccoli faggi che sono sotto, diciamo, l'ombra dei grandi alberi ancora non danno segni di grande sofferenza. Per quanto riguarda gli animali, c'è qualche specie che sta soffrendo di più queste alte temperature? Gli animali soffrono tutti le alte temperature, almeno sicuramente i grandi animali, i grandi mammiferi, e proprio per questo motivo si sono spostati verso l'alto. Infatti giù, diciamo, vicino ai paesi dove solitamente i cervi venivano avvistati e anche i cinghiali, abbiamo numericamente meno presenza e quindi anche meno avvistamenti. Ed ora il consueto bollettino Covid, sono 69 su 538 i casi di positività al Covid di oggi. 3 le persone ricoverate in bolla Covid al San Donato e 3 in terapia intensiva. E un sabato sera da record al Vintage Festival, tantissimi visitatori fino a notte fonda. Il segreto pare essere la voglia di rivivere atmosfere retro. Vivere come negli anni 50, nell'immediato dopoguerra, e pensare che sia tutta la vita davanti fatta di ricostruzione a suon di musica. Indossare abiti a fiori, giacche colorate, cravatte sottili. Vivere insomma il sogno americano che ha caratterizzato il dopoguerra e ritrovarsi come d'incanto in quell'atmosfera. La formula vincente del Vintage Festival è proprio quella di aver percepito quanto desiderio c'è nelle persone di tornare a vivere emozioni perdute. Si è capito insomma che se ci si vuole divertire bisogna sempre partire da musica e atmosfere del passato per guardare avanti. E il successo che certi pezzi degli anni 50 e 60 riproposti in quest'estate 2022 dimostra questo teorema. Il Vintage Festival sta facendo registrare numeri straordinari, tanto che sui social invocano più giorni invece che i classici 4. Il sabato poi è stato da record. Un successo che popola la Val di Chiana e di cui è orgoglioso il sindaco di Castiglion Fiorentino. La differenza sta tutta qui. Ad agosto di 8 anni fa Castiglion Fiorentino, il centro storico, era chiuso per ferie. Ad agosto del 2022, negli ultimi anni, grazie al Vintage Festival, il centro pullula di gente, pullula di castiglionesi e pullula di tante persone che vengono qui per divertirsi con questa atmosfera davvero spassosa. Grande successo per la mostra su Eleonora da Toledo nella chiesa di San Lorentino a Pergentino ad Arezzo. La chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino in via Cavour ospita una bellissima mostra dedicata a Eleonora da Toledo. La bella notizia è che questa mostra, organizzata dalla Fraternità dei Laici, ha raggiunto in pochissimo tempo quota 1000 presenze.
quando le idee sono concrete e ricche di contenuto, si ha sempre successo. E così è accaduto per questa mostra dedicata a una donna molto moderna, contemporanea, vissuta però 500 anni fa, Eleonora de Toledo, che era la moglie di Cosimo I de' Medici, il Granduca di Toscana, quindi è stata la prima duchessa della nostra Toscana. Senta, dottor Rossi, Eleonora de Toledo, oltretutto, è una donna modernissima, i suoi gioielli hanno fatto la storia. È riuscito a capire se suo marito, Cosimo I de' Medici, ha fatto il bene o il male per Arezzo? Cosimo I fece qualche disgrazia per Arezzo, perché buttò giù tutta la cittadella dipinta da Giotto nella Cacciata dei Diavoli, che era nel colle di San Donato, per costruirci la fortezza contro di noi. Buttò giù anche il Duomo Vecchio, portò via la Chimera, porto via la Minerva, e allora noi ti facciamo una bella mostra dedicata alla tua moglie, però noi aretini facciamo il tribunale della storia, valutiamo se tu hai fatto un'azione positiva o negativa per la nostra città. Insomma, la storia è maestra di vita. E la mostra su Eleonora de Toledo resta aperta anche il 15 agosto. Ma certamente, venite, perché voi vedete la città del 1540, quando questa giovane coppia, lui 21 anni, lui 18, stavano formando lo Stato, erano entusiasti per la loro vita, sono venuti qui ad Arezzo, sono andati alla Verna, sono andati in altre parti della nostra provincia, insomma raccontiamo una pagina storica di una coppia innamorata, perché furono innamorati per tutto la vita. E invece la 40ª edizione della Mostra Internazionale della Ceramica di Gualdo Tadino si sposta a Poppi in Casentino. Nel centro storico di Poppi, in Palazzo Giorgi, una mostra che unisce il Casentino all'Umbria è tradizione contemporanea, promossa dalla Pro Tadino e dal comune di Gualdo Tadino. Quella che oggi è la terra degli Uffizi, al Castello dei Conti Guidi, si arricchisce così di un altro angolo dedicato all'arte, che accoglie tra l'altro anche la performance di Paolo Fabiani, Sfruttamento di minori. Il tentativo dell'amministrazione è quello poi anche di dirottare il flusso turistico anche sul centro storico, in maniera tale che ci sia una visione completa di quelle che sono le bellezze di questo paese. 16 artisti con ceramiche cotte a terzo fuoco con i lustri eseguiti dall'antica manifattura datata 1838 Ruboli di Gualdo Tadino, secondo antiche tecniche, in questa che è una delle quattro sezioni della Triennale della Ceramica d'Arte Contemporanea 2022 del Comune Umbro. Una vetrina sull'arte della ceramica internazionale in cui sono presenti 25 artisti italiani e 25 artisti provenienti da 20 paesi di 5 continenti. Tradizione contemporanea è uno di questi quattro eventi della Triennale. Tradizione contemporanea altro non è che mettere insieme la tradizione della tecnica del lustro a terzo fuoco, per cui Gualdo e altri centri dell'Umbria sono famosi in Italia e nel mondo, e utilizzare questa tecnica per, potremmo dire, vestire le superfici di progetti che sul piano formale sono espressione del contemporaneo. Una presenza d'eccezione a Caprese Michelangelo, Sandra Milo, ospite dell'imprenditore Marcello Fontana. La nota attrice Sandra Milo, musa di Federico Fellini, trascorre qualche giorno di tranquillità a Caprese Michelangelo, ospite di Marcello Fontana, della Michelangelo Gioielli, che conosce oramai da anni. Qual è il suo rapporto con Caprese Michelangelo? Perché predilige questa località? Questa è zona di geni. Ma forse certamente sarà anche il paesaggio, l'aria, quello che uno mangia, come dorme, no? Perché anche qua penso che le notti siano più serene, per esempio, che in città. E qual è il suo rapporto con i giovani? Bisogna incoraggiare i giovani, dirgli che non è vero che non c'è futuro, il futuro c'è, però bisogna crederci, perché va costruito. Ecco, questo dobbiamo aiutare i giovani a incoraggiarli nella speranza, nell'entusiasmo, nella forza, nella fede, nella fiducia in se stessi, perché ciascuno di noi rappresenta una grandissima forza. Bisogna solo crederci. Ah,
Questo per i ragazzi, ve lo voglio raccontare. Allora, c'era un pugile americano una volta, bellissimo, ed era un grande campione. E sapete qual era il suo motto? Prima di ogni incontro si metteva davanti allo specchio con i guantoni, con i pugni, faceva: io sono il più bello, io sono il più bello, io sono il più bravo, io sono il più bravo, sono il più bravo, sono il più bravo, sono il più bello. E sapete cosa succedeva? Che era veramente il più bravo e veramente il più bello. Ma perché prima crederci era lui? Questo dovete fare, credere in voi stessi. E adesso la pagina dedicata alla musica, domani 15 agosto, omaggio a Lucio Dalla, a San Giovanni Valdarno. Concerto d'eccezione la sera di Ferragosto a San Giovanni, Piazza Masaccio, sarà teatro dell'omaggio ad un grande ed indimenticabile protagonista della musica italiana, Lucio Dalla. L'evento è organizzato dalla sezione Socio-Coop di San Giovanni in collaborazione con la Proloco Costagli. Ci saranno musicisti che hanno accompagnato per tanti anni Lucio Dalla e poi la sua vocalist storica Iskra Menarini, che per 30 anni è stata al suo fianco. Lucio l'ha scoperta, ha creduto in lei, nelle sue capacità, e lei sta portando ancora avanti tutti gli insegnamenti di Lucio Dalla. È una grandissima cantante. E oltre a Stefano Fucili, che è l'altra voce, ci sarà anche il figlio di Ivan Graziani, alla batteria, che anche lui ogni tanto si lega a questo gruppo proprio per aumentare la bellezza della serata. La nostra piazza, Piazza Masaccio, una delle più belle piazze del Valdarno e oltre, per quella sera saremo a Bologna, Piazza Grande, in onore di Lucio Dalla. La serata avrà, diciamo così, un ingresso, un costo, ma che non è un biglietto, è soprattutto una donazione che poi l'associazione e la sezione soci del Coop di San Giovanni farà all'associazione Cuore si scioglie proprio per l'attività che ormai svolge da anni a livello di volontariato. Musica anche in Val di Chiana, successo per il Mammut Jazz Fest a Foiano della Chiana. Tanti appuntamenti continuano ad animare l'estate di Foiano. Venerdì sera, Piazza Fra Benedetto ha ospitato una serata di buona musica con il Mammut Jazz Fest, di Buon Bere con il Consorzio Vini Cortona e di Buona Letteratura con la presentazione di due libri. È la prima volta che proviamo questo nuovo format a Foiano della Chiana. Il Mammut ormai è diventato un festival importante per la Val di Chiana. Sta funzionando, come per ora, per fortuna, tutte le serate dell'estate foianese. E un ringraziamento ovviamente agli organizzatori, al consorzio Vini Cortona, che hanno organizzato questo connubio di musica, vino e libri. Siamo molto contenti, stiamo cercando di soddisfare le tante esigenze che la gente ci chiede per quest'estate, per ora mi sembra che ci stiamo riuscendo. Albano Ricci ha presentato la sua raccolta di racconti, Cammina Piano. Sara Lucaroni il suo ultimo libro, dal titolo Sempre lui, non un libro su Mussolini, molto di più. Non è esattamente un libro su Mussolini, è un libro in realtà sul nostro paese che ha la memoria corta, non è una frase fatta, il nostro paese che non ha studiato a scuola, e questo vale veramente per tutte le generazioni, non ha studiato né la prima né la seconda guerra mondiale con attenzione, è un paese dove ci si affida spesso ai ricordi della famiglia, che non è detto che appunto siano anche la storia o siano la storia, in cui c'è un facile nostalgismo e in cui ancora purtroppo la propaganda di 80 anni fa è perfettamente funzionante e è una presa grandissima. Quindi, come dire, Mussolini è semplicemente mainstream e il libro cerca di affrontare punto per punto, sotto tanti punti di vista, perché questo fenomeno, perché non muore mai. Quattro opere di Sara Lovari sono esposte in maniera permanente nel museo di Mumbai. Sara, artista casentinese, è l'unica europea scelta per questa importante esposizione. Una casentinese è stata scelta come unica artista contemporanea europea per un nuovo museo indiano. Si tratta di Sara Lovari. Sono stata parte integrante di questo progetto grazie a un contatto avuto dalla responsabile del design del museo, che è Elsie Nangi, e ho lavorato in team per circa 2 anni insieme anche all'architetto del museo, Arsh Manro. Il museo è stato inaugurato da pochi giorni, però su appuntamento perché in India è stagione dei monsoni e da settembre sarà ufficialmente aperto al pubblico. È un museo interattivo, molto particolare, che racchiude opere di tanti artisti e del quale io sono l'unica europea.
Gli altri artisti sono per lo più indiani o comunque indiani che risiedono all'estero. La scelta è stata fatta per il modo in cui racconto le cose, infatti hanno scelto quattro opere, che sono quattro assemblage che hanno le quattro tematiche, tra cui etica, l'inizio, quindi the beginnings, il fatto di essere eroi anche all'interno di una comunità, quindi un'opera dedicata a un loro dipendente che ha perso la vita cercando di salvare vite in mare, e quello che è poi l'etica e il concetto dell'azienda stessa. Complimenti quindi a questa artista. Prima di chiudere vi ricordo che potrete assistere a Odeon, che propone il concerto Fellini and Friends, tenuto da Umbria Ensemble, su musiche di Rota, Piazzolla, Morricone e Piovani, nell'ambito del Valenzano Symphony Festival. Seguirà la differita dell'incontro amichevole di calcio Carrarese-Arezzo. Per questa sera è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata e un buon Ferragosto.